Ecco, ora sei in diretta, è arrivato il messaggio. Buonasera, sono Alessandra Paulice e siamo di nuovo in diretta con le VF Quarantine Stories. E l'appuntamento di adesso, con qualche minuto di ritardo, ci scusiamo, ma problemi tecnici dovuti alla diretta Instagram, è con una scrittrice. Scrittrice di thriller che spero tra poco si connetterà. Stamattina abbiamo fatto le prove. Si tratta di Marina Di Guardo. Molti la conoscono anche come la mamma di Chiara Ferragni, la suocera di Fedez, la nonna di Leone, ma Marina Di Guardo è una donna che ha una passione fortissima per la scrittura e, come dicevo, è già al suo sesto libro, La memoria dei corpi, sesto romanzo. Tra poco ne arriverà ancora un altro, dovrebbe essere in autunno se non sbaglio, ce lo faremo dire da lei, ma il titolo non possiamo dirlo. Vediamo se si è connessa. Eccola qua. Ciao. Bellissima Marina, sistemiamo meglio la telecamera, Marina, dai, che tu sei la protagonista. Là Ecco, là. bellissimo. Sono troppo vicino, vista l'età, va. Dobbiamo Fantastica. tenere la giusta distanza, va. Come stai, Marina? Ma sì, sto bene, dai. A parte questa quarantena che è veramente forzata, che non è assolutamente qualcosa di scelto, di voluto, quindi subita, va bene, dai, andiamo avanti. Che dobbiamo fare? Tu la stai trascorrendo da sola, senza la tua famiglia, credo, Sì, no? Perché ci purtroppo accorgiamo. sì. Infatti. Purtroppo sono a Milano, però le ragazze purtroppo, anche se non sono lontane da dove mi trovo adesso, ma non le posso vedere. Sono circa 2 mesi che non le vedo, prima perché accudivo mia mamma, che poi purtroppo è mancata, e poi perché è iniziato questo periodo di quarantena forzata, quindi ho dovuto, mio malgrado, così evitare di vederle, però spero che al più presto, insomma, nel giro di non tantissimo, riesca a poterle rivedere ancora. Ecco, come tutti vi tenete in contatto grazie alla tecnologia, immagino, no? Sarete continuamente. Certamente, facciamo queste chiamate di gruppo dove ci raccontiamo cosa abbiamo fatto, ci raccontiamo tutte le varie inquietudini, piuttosto che cose belle che sono successe durante il giorno, e in attesa che si possa rivedere ancora, ecco, si possa avere ancora il piacere di stringerci e di baciarci e di passare del tempo insieme, perché siamo molto unite e veramente questo forzato allontanamento ci sta davvero, credo, come per tantissime altre persone nel mondo, sta veramente, insomma, dando molto, è molto peso, di molto peso, veramente. Vedo che le tue figlie sono connesse, hanno approfittato anche di questa occasione per il ciao mammi, ci manchi tanto. Davvero, le saluto. Ciao cucciole, speriamo di vederci presto, dai. Senti Marina, allora noi vabbè, ci faremo una chiacchierata, parleremo di te e di questa grossa passione per la scrittura. Ecco, perfetta, telecamera. Ecco, siamo a posto. Sì, spero che non mi cada in avanti, vediamo. No, 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 resterà così. Ecco, uno dei motivi per cui ho voluto fare questa chiacchierata con te è perché scoprendo un po' la tua storia, come ci Sì. eravamo già dette, mi sei sembrata una donna che è sempre stata capace di reinventarsi, di andare avanti, di avere tanta resistenza, di ricominciare. Hai avuto, immagino, tante vite, perché hai vissuto diversi periodi della vita in quel Giustamente senso. metti l'accento sul fatto che non sono più una ragazzina, va No, non metto bene. l'accento su quello. Anch'io non sono una ragazzina, anche per Vabbè, me dai, abbiamo vite di appurato che vita. tu hai ben 10 anni di meno, Ale, quindi per favore. È una questione di esperienza. Puoi essere giovanissima, aver fatto tante esperienze, aver vissuto tante fasi della vita e tu l'hai fatto. Perché di recente, tra l'altro, hai anche postato una foto bellissima di te, ventenne, che facevi la modella. Io vorrei che ci raccontassi un po' la tua vita, ma per darci forza nel ricominciare in questa fase 2, 3 Certo. o 4 o 5 che verrà, non lo sappiamo, ma la fase post-coronavirus ci aiuta a sapere che possiamo farcela. Raccontaci un po' di te. Ma dunque, che cosa ti posso raccontare? Allora, le foto che hai visto fanno Da quando parte. eri giovanissima e sei fuggita? Questo Sì, voglio sapere. Raccontami. esatto. Io ho avuto un rapporto molto conflittuale con la mia famiglia, soprattutto con mio papà, che non mi accettava molto, non accettava molto.
il mio essere con tanta voglia di scoprire il mondo, di vivere, di avere esperienze. E non ero assolutamente un'adolescente inquieta, non ho mai fatto cose strane, non ho mai dato dei grossi problemi alla mia famiglia, ma mio papà era siciliano, ma anche soprattutto di mentalità molto chiusa, soprattutto per ciò che riguardava il genere femminile. Quindi per me questa è stata veramente qualcosa che mi ha molto segnato e mi ha anche un po' incoraggiato a prendere la porta di casa e uscirmene. Io a 18 anni sono andata via di casa, non ho neanche finito il liceo. E sono stata via di casa quasi 2 anni, nei quali ho provato a fare tanti lavori diversi. Ho fatto un po' la modella, anche se per pochissimo, visto che non mi piaceva. A parte che non ero proprio perfetta per quel ruolo, perché non sono altissima, sono 1,71 e ho anche tanto seno, quindi per le modelle non è proprio diciamo, il fisico ideale. Ma poi non mi piaceva così lavorare come modella, essere semplicemente un corpo, un qualcosa su cui mettere dei vestiti. Quindi ho avuto altre esperienze di lavoro, ho fatto ad esempio l'AGO in un club mediterraneo a Gerba in Tunisia ed è stata un'esperienza molto divertente e anche molto formativa perché prima di tutto ho migliorato il mio francese e anche un po' l'inglese, anche se poi l'ho perfezionato dopo l'inglese. Ma soprattutto ho imparato a stare in mezzo alle persone che non conoscevo, persone che magari così avevo dei rapporti anche forse superficiali, ma ho cercato di capirli meglio, capire meglio le persone, di essere empatica con loro. E quindi questo mi ha servito molto. Io provenivo da una famiglia in cui ero stata molto rinchiusa, molto compressa, e quindi questa esperienza mi ha aiutato tantissimo. Poi ho fatto tanti altri lavori in quei quasi 2 anni che sono stata fuori di casa. Ho fatto la dimostratrice di prodotti pubblicitari nei negozi. Mi ricordo una campagna per una pittura murale della Duco, che era una ditta che c'era all'epoca. Ero vestita con questa tuta di jeans, pantaloncini corti, camiciona a quadrettoni e dovevo far vedere che questa pittura murale era assolutamente lavabile. Quindi avevo questo quadratino in cui pulivo con il CIF, che ovviamente veniva via tutto, anche la pittura. Però sono stata brava perché ho venduto tantissima pittura in quella Ecco, campagna lì. anche in questo ci hai messo un po' di passione, forse. Certo, no, ma io sono sempre stata una che anche nelle cose più stupide ho sempre cercato di mettercela tutta perché era un'occasione per imparare, un'occasione per così avere anche degli stimoli, avere anche delle lezioni di vita, no? E quindi l'ho sempre ritenuta qualcosa di importante. Dicevi una cosa prima, che questa esperienza ti è servita per dare valore alle relazioni e tu sei una che effettivamente dà il valore giusto anche alle relazioni più, anche più superficiali, più distanti. Le connessioni con le persone per te sono importanti. La parola ricorrente di Marina, da quando l'ho conosciuta, è empatia. È una delle cose che veramente ti dà tanta, tanta energia. Ora, questa è una piccola parentesi. Poi cosa è successo? Dopo queste prove sei diventata anche mamma. Io voglio sapere di Marina, mamma. Mamma, sì, allora Esatto. ho lavorato per un po' di tempo facendo dei lavoretti così. Poi ho fatto la babysitter, ho fatto la commessa in alcuni negozi, ho fatto appunto per un po' l'indossatrice da showroom e un pochino modella pubblicitaria, eccetera. Poi però mi scocciava l'idea di non essere riuscita a completare gli studi. Sono tornata a casa dai miei genitori, mi sono riscritta al liceo classico che frequentavo prima, che era il liceo statale, sono stata messa per punizione nella sezione A, terribile sezione A, che era quella proprio delle persone più così toste, più secchione, no? Per cui è stato un anno terribile, sono riuscita a prendere la maturità classica, poi mi ero iscritta a giurisprudenza, ma con mio padre purtroppo le divergenze sono continuate e poi ho deciso di lasciare l'università e dedicarmi al lavoro. E ho lavorato per Blue Marine, per lo showroom di Blue Marine, per diversi anni. E nel frattempo poi mi sono sposata e ho avuto le mie tre stupende ragazze che sono il mio orgoglio e il mio capolavoro, credo, come per tutte le mamme, i propri figli sono dei capolavori, per me lo sono le mie figlie e credo il fatto più importante è proprio averle avute, averle cresciute
e aver visto anche un pezzo di me in loro. Questa è ecco, una cosa che... meravigliosa. Il messaggio che tu speri di aver trasferito alle tue figlie, perché chi è genitore spera a un certo punto di essere riuscito a trasferire qualcosa sulla base anche delle esperienze che ha vissuto. Certo. Non lo so se è appunto la capacità di continuare sempre. Che cos'è che tu vuoi che loro abbiano preso ricordano e abbiano capito? Guarda, io come ti dicevo prima, ho avuto un'infanzia e un'adolescenza molto travagliata e ho sempre sentito proprio l'idea di non essere accettata completamente. Mio padre era molto pro maschi, ha avuto tre figli maschi. Io sono l'unica femmina della famiglia, sono la primogenita e ti basti dire che quando sono nata in siciliano ho detto a mia mamma "Bi femmina ye", quindi non è stato un gran benvenuto al mondo. E questa cosa, questa sensazione di non essere veramente voluta, di non essere una figlia per cui c'erano delle aspettative, e per cui c'era un qualcosa che faceva sì che io mi sentissi orgogliosa, no? Di essere quella figlia, di poter dimostrare qualcosa al mondo. Questa sensazione mi ha accompagnato per tutta appunto l'infanzia e l'adolescenza e ne ho fatto tesoro una volta che sono diventata mamma mia volta, perché ho voluto proprio fare in modo che le mie figlie non si trovassero mai in quella situazione, in quel mood, no? Di sentirsi non abbastanza. Quindi ho sempre cercato di incoraggiarle, al di là dell'amore che penso tutti i genitori, certo, sicuramente anche i miei, hanno avuto nei miei confronti. Ma al di là di quello, anche ho cercato proprio di instillare in loro molta fiducia, molta stima e molta fiducia nelle loro capacità, in quello che avrebbero sicuramente costruito. E un'altra cosa che ho sempre cercato di fare è di incoraggiarle ad avere tanti stimoli, ma senza però, ad esempio, costringere a fare 8.000 corsi sportivi piuttosto che piano, musica o altre cose. Mi ricordo che facciamo delle lunghissime passeggiate sul Lungo Po e parlavamo moltissimo e mi ricordo un episodio, ad esempio, che spesso ne parlo con loro. Ci fermavamo in questa panchina con vista Po e c'era un albero che aveva delle incisioni sulla corteccia e io dicevo sempre che quello era un albero che piangeva, no? E quindi ci raccontavamo delle storie, no? Su perché questo albero aveva queste incisioni che magari lo facevano stare male, non era contento, e quindi lavoravamo un po' di fantasia. Questo credo che le aiutate molto a evadere, no? Con quello che era il loro modo di immaginare la vita, il mondo, le persone. Credo che sia molto importante ai bambini soprattutto, ma anche poi agli adolescenti, lasciare a loro la possibilità di essere quello che sono veramente. E io infatti ho sempre detto che non mi interessava che raggiungessero chissà quali traguardi anche a scuola, l'importante è che facessero il loro dovere, perché il loro dovere era andare a scuola, studiare, fare i compiti, avere un certo minimo di voti che bastava un 6,5, 7, non mi interessava che avessero dei voti eccezionali, però l'importante è che facessero il loro dovere senza costrizioni, per loro soprattutto, per un discorso di cultura, di bagaglio che si sarebbero portate dietro. E forse quelle le ha fatte sentire, credo, libere. Libere e accettate. Tu sei stata capace di trasferire questa sensazione di avere un posto nel mondo sempre alle tue figlie, questo è fondamentale. Ma tu, la tua forza, visto che purtroppo questa cosa non l'hai potuta vivere, da dove l'hai tratta e da dove continui a trarla? Perché continui, nonostante tutto quello che in questo periodo, purtroppo lo sappiamo, c'è stata anche una perdita affettiva per te. Purtroppo sì, purtroppo sì, è mancata la mia mamma, che era il mio grande riferimento, e la mamma per tutti gli esseri umani è una figura importantissima. Mia mamma peraltro non si era ammalata di coronavirus, per cui abbiamo avuto almeno la possibilità di starle vicino fino all'ultimo, fino a un'ora e mezza prima che poi improvvisamente mancasse. E l'unico cruccio grande, al di là del fatto che appunto non c'è più, non è più con noi, è il fatto che non abbiamo potuto, come tantissime persone in questo periodo, farle un funerale.
Questa è stata una cosa davvero triste perché capisco che per chi è mancato forse non conta più di tanto, poi c'è chi crede nell'aldilà o chi non crede, però per chi rimane è una consolazione vedere le persone che ti stanno vicino, le amiche, gli amici, le persone care, i parenti, è un modo per ricordarla, per parlare ancora di lei. Questo purtroppo non è potuto accadere. Poi c'è stata la quarantena che Certo. ovviamente mi ha fatto sì che rimanessi sola, quindi insomma è tuttora ancora un periodo duro, ma cerchiamo di andare avanti perché nella vita bisogna pensare alle cose che si devono ancora realizzare e io ho appena finito di scrivere il prossimo libro e quindi ho le mie ragazze che mi aspettano, che ogni tanto mi mandano dei video meravigliosi del mio nipotino che mi dice ti amo nonna, quindi quello veramente mi fa poi piangere, mi scioglie il cuore, e mi fa pensare a un futuro che spero davvero migliore una volta che avremo sconfitto questo virus terribile che ci sta un po' veramente a tutti cambiando le vite. Speriamo che Esatto. così. Vedi, il fatto che appunto tu hai sempre questa capacità come di rinascita e non perdi mai il sorriso, lo dicevo nell'introduzione, che tutti quelli che ti conoscono dicono che sei una donna dolce, tutto quello che dici è rassicurante, hai questa capacità di rassicurare, si vede Ma dai social. di solito rassicuro molto gli altri, ma non tanto me stessa. Ecco, arriviamo a questo, perché i tuoi romanzi mostrano un lato oscuro, tu non hai niente di oscuro a guardarti, ma veramente niente. Sembra, appunto, Molto abile a dissimulare. sembra appunto una materializzazione di luce pura, eppure c'è un lato oscuro, ok? Sì, io Quasi di credo tutti che, noi. esatto, io credo che fa parte di ognuno di noi il lato scuro e il lato chiaro, yin e yang, cioè si combinano insieme. Quindi noi non possiamo essere solo luce, ma siamo anche ombra. E credo che l'ombra, che probabilmente c'è in considerevole parte dentro di me, la esprimo scrivendo. Tant'è vero che ne parlavo l'altro giorno con un caro amico e dicevo appunto che scrivere è una grandissima possibilità di scavare in se stessi, forse ancora di più che in una seduta di psicanalisi. Io ho fatto psicanalisi per 5 anni, diciamo, sono stata seguita da uno psicanalista quando mi sono separata, è stato un momento molto difficile della mia vita, quindi avevo bisogno di un sostegno, di una persona che mi aiutasse a far chiaro in me stessa. E devo dire che è stato utilissimo, è stato importantissimo per me, ma forse ancora di più è scrivere, perché a volte quando scrivo mi capita poi di provare delle sensazioni di straniamento, di dolore, devo chiudere il computer e dedicarmi a qualcos'altro. Probabilmente quello che stavo scrivendo, anche se apparentemente non ha niente a che fare con la mia vita, con quello che ho vissuto, con quello che ho sperimentato, grazie a Dio, visto che si parla spesso di serial killer o di omicidi o fatti piuttosto inquietanti, però probabilmente in quello che scrivo sublimo le mie paure più Ecco. profonde, le mie inquietudini, le mie idiosincrasie. Quindi credo che davvero mi esprimo nel modo più consono a me con la scrittura. Bravissima. Come se avessero un effetto catartico, tu liberi tutto attraverso la scrittura. E quando hai cominciato? Perché hai cominciato da adulta. Il momento in cui hai deciso di scrivere il primo libro, adesso sei al settimo, arriverà il settimo, no? Arriverà il settimo, il 24 novembre, se tutto va bene, dovrebbe uscire con Mondadori il mio settimo romanzo, che è sempre un altro thriller a tinte foschissime, quindi preparatevi. Chi mi Infatti, anche. conosce si prepari, perché Ok, è un ci thriller prepariamo molto dopo la tosto. membrana di corpi, ci prepariamo. Ma ecco, il fatto di cominciare a scrivere e proporsi da adulta, dopo aver vissuto appunto la tua vita da ragazza che fuggiva dalla famiglia, poi è ritornata alla famiglia, poi mamma, 3 figlie, alla fine ci sei tu. Sei emersa tu con la tua vera passione, che è la scrittura. Ma com'è nata questa cosa? Il coraggio di farlo, ecco, questa capacità di ricominciare sempre. Racconta. Allora, forse è nato proprio dal fatto che sin da quando ero ragazzina
Lo racconto spesso nelle presentazioni che faccio dei miei libri, che sono dei momenti meravigliosi in cui incontro i miei lettori e mi racconto, racconto anche molto di me, mi apro perché credo che bisogna essere molto onesti poi con le persone che si hanno davanti, essere se stessi. E questo vedo che poi raccoglie anche intimità da parte delle altre persone che mi così che si sentono in connessione. Io racconto questo episodio molto spesso, racconto quando ero in terza media e il mio tema era stato scelto per essere eletto davanti a tutto l'istituto, era l'esame di terza media ed è stato per me un onore enorme perché io che ero una bambina, una ragazzina, non tanto considerata nella mia famiglia, mi sentivo sempre un po' così, diciamo, la figlia di serie B. Quella che poi tutto sommato se anche non avrebbe avuto chissà che riuscita, pazienza, importante magari si sposava, aveva figli, però va bene così. E quindi quella incredibile episodio che è successo, per me è davvero incredibile, che abbiano scelto il mio tema, no? E addirittura dei miei compagni di scuola si siano interessati a quelle parole che venivano lette, che magari compagni scatenatissimi che non stavano fermi neanche un secondo e abbiano voluto in quel momento ascoltare, no? Quello che era contenuto in quello scritto, per me è stata davvero un'emozione grande. Io ho capito la forza delle parole e quanto potevano essere importanti per le persone che le leggevano. Quindi ho capito che forse potevo non so, tirare fuori questo dono e poi è stato così. Io per tanto tempo, anche per una grande sicurezza che molti dicono ma non sembri insicura, sembri una molto sicura di te stessa, molto infatti, forte. Non credeteci. Ma questa è una cosa che tu hai sentito in terza elementare, hai detto, e ti sei portata dentro fino a che età hai cominciato poi a scrivere? Io ho sempre scritto magari cose piccoline, tipo poesie, piccoli racconti. Non credendo mai di avere dentro di me il talento, quantomeno il dono di poter scrivere in maniera più strutturata per poter poi essere letta da un pubblico, no? E quando invece le mie ragazze hanno cominciato alla spicciolata, purtroppo, ad abbandonare il nido, quindi ho subito pian piano la famosa sindrome del nido vuoto che molte mamme, molti papà sperimentano quando i figli cominciano a uscire e questo vuoto in casa, comincia ad andarsene una perché va all'università, poi se ne va. Poi io ho avuto la sfiga di vivere in una città molto carina, molto, come dire, a misura d'uomo che è Cremona, una città veramente perfetta per chi ha dei figli, ma probabilmente non così perfetta per poi il discorso dell'andare avanti, no? Con studi e anche dei possibili lavori. E opportunità. Quindi ho visto poco per volta le mie ragazze che scappavano, andavano a Milano e tornavano giusto nel weekend e tante volte anche saltavano il ritorno del weekend. Quindi quando è stato quel momento in cui ho cominciato a sentirmi un po' vuota, no? Questa casa vuota, questa mancanza di voci, di cose da fare, mi sono detta proviamo, mettiamoci in gioco. E devo dire che in questo mi hanno aiutato tantissimo anche le mie bimbe, le mie ragazze, perché mi hanno dato quell'entusiasmo e quella voglia di credere in me stessa che io forse non avevo sviluppato in maniera forte. E in questo devo dire che i giovani veramente sono straordinari perché hanno ancora la forza dirompente di volere cambiare le cose e di credere nel cambiamento. E questo credo che sia una lezione che noi dovremmo sempre avere presente perché i ragazzi giovani in generale sono puri, sono ancora vergini, non sono stati toccati dalle paure, dalle delusioni, dai disappunti che abbiamo potuto sperimentare invece noi adulti e che purtroppo sperimenteranno poi un domani anche loro. E quindi hanno questa forza dirompente di voler cambiare il mondo, di voler cambiare le cose. E devo dire che questa forza loro è stata importantissima perché mi hanno detto, mamma, devi provarci, tu sono anni, io giravo da anni con dei quadernoni in cui pretendevo di cominciare a scrivere il mio primo romanzo. Prima di tutto mi hanno guardato con una faccia come per dire, ma cioè, cosa pensi di fare con dei quadernoni? Comprati un computer! Con un computer, perché con quei quadernoni lì non arriverà da nessuna parte.
E infatti poi ho seguito il loro consiglio, grazie poi anche a mio fratello Antonio che mi ha insegnato i primi rudimenti del computer, perché io non sapevo usarlo, ma ahimè mi vergogno profondamente. Poi ho iniziato a usare il computer, ho iniziato a scrivere questo primo romanzo e dopo un anno e mezzo in cui l'ho scritto, ho provato a mandarlo a case editrici che non chiedevano contributi. E perché ovviamente bisogna assolutamente evitare di mandarlo a delle case editrici che ti chiedono, non so, dei soldi o delle copie minime che devi comprare. Questo è un ottimo consiglio per chi vuole iniziare, esatto. Esattamente, questo è un consiglio per chi vuole iniziare a scrivere, assolutamente non farsi, come dire, abbindolare da queste case editrici che tu potresti mandargli anche la tabellina del 9 e loro dicono che è un capolavoro letterario. No, bisogna mandare i propri manoscritti a delle anche piccole case editrici come ho fatto io, con una piccola casa editrice che, ironia della sorte, è una casa editrice siciliana, come sono i miei genitori, come sono stati i miei genitori. E quindi questo anche poi, tra parentesi, l'ho considerato un po' come un segno del destino. È una casa piccola ma di seri professionisti e quindi sono stata molto contenta di averlo fatto. E E da quindi lì è iniziata la mia avventura nel campo letterario. Poi i primi due romanzi sono stati pubblicati da questa piccola casa editrice, poi ho avuto la fortuna di pubblicare il terzo romanzo con Feltrinelli e quindi sono passata diciamo, alle grandi case editrici, quelle importanti. E poi ho proseguito con Mondadori e questo sarà il terzo libro che uscirà con Mondadori. ecco, fantastico. Quindi la tua capacità comunque è quella anche di saper accettare il consiglio, guardare le possibilità che ci sono, le opportunità che puoi cogliere, perché ti sei detto ok, devo comprare un computer, ok, devo provare, le mie figlie hanno letto i libri, ok, forse lo faccio. Non tutti hanno questa apertura comunque, questa capacità di mettersi in gioco. E devo Io dire, credo che sia importante mettersi in gioco, sempre e comunque, anche quando avrò, se ci arriverò, spero, esatto, a 80 anni, cercherò prescindere sempre di mettermi in gioco, perché credo che sia la forza della vita che ti chiama e ti dice devi sempre provare, devi sempre andare avanti, evolverti anche, magari sì, tenendo conto anche della lezione del passato, perché il passato, io ho sempre dato una grande importanza al passato. Il passato ci racconta quello che siamo stati, ci racconta perché siamo arrivati ad essere quello che siamo. E forse ci racconta anche un po' quello che potremo diventare. Quindi il passato è da sempre da tenere presente. Però bisogna anche pensare al futuro, è quello che noi vorremmo fare, che ancora non siamo riusciti a fare, crederci. E credere in noi stessi, come io ho creduto, ho cercato di credere sempre nelle mie ragazze, nelle loro capacità, nelle loro possibilità, dobbiamo anche dare questo privilegio a noi stessi, a noi perché stessi, infatti. tante volte ci trascuriamo e non diamo abbastanza credito a quello che noi veramente Esatto. potremmo Se realizzare. dovessi guardare indietro in questo periodo in cui siamo tutti chiusi dentro, magari siamo anche un po' più introspettivi, no? E guardiamo quello che abbiamo fatto, torniamo indietro. Se dovessi, Certo. alla fine fai una sorta di bilancio di dove sei arrivato, perché adesso siamo fermi e poi ci sono tante idee in cucina magari che vuoi realizzare. Cosa diresti alla Marina che magari era un po' più preoccupata, che magari quando era un po' più giovane, ancora non aveva realizzato il suo sogno? Cosa diresti adesso, che sarebbe quello che diresti ai più giovani che stanno iniziando e a tutti noi che dopo il coronavirus forse dobbiamo ripartire, come anche tu? Cosa pensi che potrebbe aiutare? Ma io credo, quello che dicevo prima, di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Una cosa che, ad esempio, mi era capitato, così, nei primi momenti in cui, ho fatto questi lavoretti, fatto tutte queste esperienze, no? Anche, sentire delle persone che magari mi criticavano, dicevano no, non sei abbastanza, non sei qui. Ad esempio, ho iniziato a lavorare come modello, giustamente, non era una modella di quelle che avrebbero fatto carriera per l'altezza e anche per la costituzione fisica, perché avevo molto seno, ero magra, però avevo molto seno, quindi una modella non deve avere molto seno. Però mi ricordo che dicevano anche altre cose piuttosto così tristi, no? Piuttosto, scusa, bevo un goccino. Piuttosto, come dire, offensive, no? Anche sul fisico, mai lasciarti abbattere. Io mi facevo anche abbattere da questa situazione, da queste situazioni, da queste critiche.
o anche magari da critiche che ho ricevuto a scuola, magari perché per certi componimenti magari scrivevo compiti, non ho avuto dei risultati che erano forse quelli ambiti dai professori, quindi critiche anche dai professori. E sono cose che ti feriscono tantissimo e ti mettono nello stato d'animo di credere che tu non arriverai mai a essere quello che vorrai essere. Bisogna cercare di evitare di credere a queste critiche, cercare di credere in quello che veramente noi sentiamo, nel nostro istinto più profondo e più nascosto, sentire che noi invece non siamo quello che viene detto dagli altri, noi siamo quello che sentiamo veramente. È vero. E credere in quello che sentiamo veramente. Questo immagino ti abbia aiutato anche visto una super social, perché hai un profilo che nutri di post, di video e tieni sempre molto vivo. Anche lì alla fine si è esposti alla critica, è molto facile sentirsi giudicati essendo così pubblici, no? Con i social. Anche lì devi filtrare, immagino, hai imparato a schermarti, no? Sì, io... Dio, tu non... commenti negativi non ne ricevi, devo dire, secondo me... Sì, è vero, non ne ricevo. No. Ogni tanto c'è qualcuno che mi scrive delle cose negative, però vabbè, io... No. Non ci faccio caso più di tanto, per fortuna, non mi dà fastidio. E in generale scrivo delle cose belle, ma devo dire che per fortuna mi sono evoluta un po' e adesso credo in quello che devo credere di me stessa, non quello che mi viene detto dagli altri. E in generale mi dispiace veramente tanto anche quando leggo dei commenti negativi o su profili delle mie ragazze o di altre persone. Perché rimango sempre molto così triste, colpita in maniera negativa da queste persone che hanno bisogno di ferire gli altri per affermare se stessi. È come se ferendo gli altri possano sentirsi meno tristi loro e meno carenti loro. E questo è veramente... molto deprimente, no? Se vogliamo pensarci, investiamo delle energie per diventare migliori noi, non per criticare gli altri, perché io credo che noi non siamo meglio degli altri. Io, un'altra cosa che ho cercato sempre di sillare nelle mie ragazze è stato il concetto che non c'è nessuno migliore di un altro. Io posso avere qualcosa magari da un certo punto di vista più di te, ma probabilmente ho anche qualcosa di meno rispetto a te, sicuramente. Quindi siamo tutti sulla stessa barca, siamo tutti esseri umani e più chi meno abbiamo tutte le stesse tutti gli stessi difetti, magari in forma diversa, e tutte le stesse qualità. Quindi ecco, questo è, vedo che è stata una lezione che è stata recepita dalle mie ragazze. Io sarei impazzita se avessi visto che avevano degli atteggiamenti di divismo. Non avrei potuto, non ci avrei creduto, perché non è il mio credo, non è il mio modo di pensare. Io credo che siamo tutti uguali e se pensiamo con quest'ottica, credo che tante situazioni di negatività, di tristezza, di illusioni, ce ne sarebbero molto meno. Invece purtroppo non ho tante famiglie. Ma non ti è mai venuta la tentazione, ok, di fronte a questo tipo di cose, anche vedere gli attacchi che a volte le tue figlie hanno ricevuto, di ritirarti da questo essere così pubblici, dicendo no, forse è meglio postare di meno, è meglio essere meno social, o effettivamente... Ma io ti dico che secondo me anche i messaggi che trasmetto io, che trasmettono loro, sono dei messaggi positivi, sono dei messaggi belli, anche profondi se vogliamo, perché le ragazze comunque sono delle ragazze normali, tranquille, hanno Chiara la famiglia, Valentina e Francesca hanno i loro fidanzati, hanno le loro speranze, le loro voglie di conquistare delle mete e hanno... come dire, una vita che è più o meno come tante altre persone. Quindi alla fine sono delle ragazze che credono in se stesse, cercano di portare avanti la loro vita in un certo modo, credono in certi valori
io penso che non ci sia niente di male a fare così. Poi le ho sempre lasciate libere di essere se stesse. Secondo me ogni essere umano deve essere libero di essere se stesso, fino in fondo. Io non ho mai pensato di limitarle. Magari ho dato qualche raccomandazione, mi raccomando, cercate sempre di proteggervi, così, di non essere esposti in maniera eccessiva, però ho dato anche loro fiducia perché avevano assolutamente gli strumenti per potersi difendere da sole e per poter reagire da sole, quindi, e poi molta fiducia in quello che avrebbero fatto della loro vita. Una mamma dura non lo sei stata, sei stata una mamma accogliente e una mamma di supporto. Io Come penso devono essere tutti i genitori, credo. ma il genitore sempre ogni tanto qualcosa da dire su quello che sente. Io volevo Beh, ma anch'io, chiedere. non è che sono proprio così rose e fiori, anch'io sono una rompipalle. Infatti, le mie figlie tante volte dicono: mamma, basta, ormai siamo grandi, perché mi capita certe volte di fare delle raccomandazioni, di essere anche un po' assillante, di essere ansiosa. Ad esempio, io le chiamo tutti i giorni. In qualsiasi parte del mondo voglio sapere dove sono, cosa fanno, se stanno bene, se non stanno bene. Cioè, sono la classica mamma italiana chioccia e vabbè, è giusto che sia così. Però, giusto, secondo il mio punto di vista, poi magari per loro no. Però credo che magari si lamentano, però tutto sommato sono felici che io tenga loro e soprattutto che mi interessi di loro, perché è una forma comunque d'affetto. Certo, poi immagino che tu sia riuscita a creare anche complicità, a volte tra donne, e siete molte donne nella vostra famiglia, non è facilissimo, perché tra donne si crea facilmente la competizione. Tra di voi penso non ci sia, perché fate anche più o meno le stesse cose a volte, siete creative, vivete in un ambiente, a parte Francesca forse, no? Sì, allora hanno seguito delle strade diverse. Chiara e Valentina più o meno la stessa, perché entrambe sono imprenditrici digitali e quindi seguono questo percorso. Francesca invece ha scelto di avere un tipo di carriera diversa da quella delle due sorelle, ed è odontoiatra. Adesso si doveva specializzare il 10 marzo in chirurgia orale, ma purtroppo è saltato tutto grazie al coronavirus, e adesso l'università statale deciderà quando e come ci sarà questa possibilità. Quindi tutte e tre diverse. Questo è molto bello perché vuol dire che ognuna di loro ha rispettato quello che voleva veramente raggiungere e quello che era nelle loro corde. Quindi penso che sia davvero importante. E tu comunque una mamma social, perché anche tu usi i tuoi social e tu dici, tu cerchi di usarli nel modo più positivo possibile, l'hai detto diverse volte, no? Ci trovi sempre il lato positivo nel fatto di poter avere questa piattaforma, vero? Sì, io guarda, ho un'ottima idea dei social perché, allora, prima di tutto, prima che uscisse il mio primo romanzo, non ero né su Facebook, prima di tutto non avevo il computer, poi, Infatti, ho scoperto. quindi ero proprio isolata dal mondo. Poi non ero iscritta né a Facebook, Instagram ancora non c'era nel 2010, credo non ci fosse. E quindi ero veramente, boh, ero proprio completamente avulsa dalla realtà, no? Almeno dal punto di vista digitale. E poi mi hanno consigliato, quando è uscito il mio primo libro, mi hanno consigliato per un discorso anche di pubblicità di questo primo libro, di questo primo romanzo, anche per pubblicizzare tutti gli incontri, le presentazioni che facevo, eccetera, mi hanno detto, scusami, ma non puoi, cioè, fare tutto così senza, non so, usare i social sono importanti anche per quello. E Quello allora che ho stai dicendo, la deciso. tua casa editrice o sono le figlie che te l'hanno detto? La tua casa editrice o le figlie te l'hanno detto? No, in realtà me l'hanno detto dei conoscenti, delle amiche, mi hanno consigliato, no, di fare così. E in effetti finalmente mi sono iscritta a Facebook, poi mi sono iscritta anche Instagram e devo dire che io uso i social media proprio in un'ottica di condivisione e anche di scambio. Cerco sempre di rispondere a tutti i messaggi che mi mandano, anche di persone che non conosco, perché da lì sono nate anche delle amicizie bellissime con persone che poi ho conosciuto, delle amiche che ho conosciuto proprio dal vivo e con cui ho delle belle amicizie. Sono nati anche dei bei rapporti con i lettori che mi leggono e devo dire che anche questo enorme privilegio.
avere il polso della situazione anche dei miei libri quando escono, sapere chi li ha letti, sapere che cosa hanno pensato di quello che io ho scritto, che cosa è piaciuto, che sensazioni hanno provato, il finale era inaspettato, la trama, se c'era qualcosa in cui si erano rispecchiati. Quindi questo è un enorme privilegio che gli scrittori di una volta non avevano. Una volta lo scrittore consegnava la sua creatura, che era il libro, all'editore, e l'editore lo propagava poi nelle librerie, tra i lettori. E non, l'autore, se non per qualche articolo, per il fatto che magari diventava un caso editoriale, ma solo in pochissimi, limitati casi, purtroppo, ahimè, l'autore non aveva più nessuna idea di cosa poteva avere suscitato la propria opera, la propria creatura, no? Nelle persone che poi lo leggevano. E invece con i social media questa opportunità c'è, io la sfrutto fino in fondo. Ad esempio, un'altra cosa che si è venuta a leggere nei commenti, scusa se ti interrompo, Marina, tu rispondi sempre e questo è fantastico. Sì, io cerco nei limiti del possibile cerco, perché a parte sono nate anche delle bellissime occasioni di presentazione, no? Dei miei libri, mi hanno scritto, magari non sapevano come raggiungermi, mi hanno scritto persone che mi hanno poi organizzato delle presentazioni stupende, dove ho potuto conoscere tantissime altre persone che magari non conoscevano i miei libri e li hanno cominciati a conoscere, che poi a loro volta mi hanno scritto. Quindi nascono delle connessioni stupende. E un'altra bella occasione che così è, non solo tramite i social media, ma anche con un incontro che è successo recentemente, non proprio recentemente, è stata questa possibilità di editare un libro di racconti di donne che erano state operate di tumore al seno e che volevano raccontare la loro esperienza. Quindi sono stata onorata di poter editare i loro racconti. Di poter scrivere una prefazione per questo medico che mi ha chiesto di occuparmi di questa cosa, e in questo periodo in cui ero a casa, quindi avevo molto tempo a disposizione, sono stata felice di farlo per le guerriere, che appunto, come tu, nominate così, in questa associazione che hanno creato, che è un'associazione di grande supporto e di grande aiuto. E la solidarietà femminile è qualcosa di meraviglioso che noi dovremmo scoprire, al di là delle invidie che si possono creare tra noi donne, da questa sempre lotta per conquistare il signorotto feudale, no? Questo retaggio che noi abbiamo sempre avuto da secoli e secoli. Noi ci potevamo esprimere solo con la seduzione, col fatto che diventavamo la moglie o la favorita. Ma adesso non è più così. Noi dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo aiutarci e supportarci l'un l'altra, perché la nostra unione, la nostra forza farà tantissimo. Quindi io mi auguro che davvero pian piano il punto di vista femminile sia sempre più solidale e sempre più vicino l'una all'altra, perché dobbiamo diventare tutte sorelle. Infatti, tu stai lavorando per questo e si vede che ci lavori su Io questo. credo molto nel feminine power, io credo molto nelle donne. Le donne hanno delle energie, delle forze, un'interiorità incredibile, danno la vita, e basta solo dire questo. E se non ci fossero loro, non ci sarebbe il mondo. E c'è anche una mia collega adesso che darà la vita a una bellissima ragazza il 20 maggio, la salutiamo, Lavinia. La nostra Lavinia, ciao E Lavinia, poverina, sta facendo un'esperienza di gravidanza in un periodo che non è proprio il massimo, però andrà tutto bene, e la cucciola che nascerà sarà stupenda e ci si ricorderà di questo periodo come un qualcosa di veramente pazzesco che ci è successo, che ci è capitato così improvvisamente, che abbiamo dovuto affrontare. Purtroppo sul campo abbiamo dovuto lasciare tante persone. E questo è veramente triste. Persone che potevano magari vivere ancora tanti anni, è andata così. Uno Speriamo non succederà mai più. da fantascienza, beh, guarda, La fantascienza. non so se questa cosa ti ha fatto venire in mente delle storie da voler raccontare, non lo so, questo periodo a livello di creatività ti sta dando qualcosa, a parte che hai editato questo libro I racconti di queste donne. Cos'altro a livello creativo ti ha dato questo periodo? Se riesci a dartelo, magari no, proprio perché sei
Lo Gli è so. dato... Sì. Allora, finito di correggere il mio, questo libro che poi ho mandato a Mondadori e che verrà appunto pubblicato il 24 novembre, quindi questo sarà l'inizio di un nuovo percorso e sono qui scalpitante già all'idea di farlo leggere alle persone che mi hanno già letto e che ancora non mi hanno già letto. Poi ho fatto l'editing di questo libro che secondo me è molto toccante, anche un po' doloroso, ma molto bello, molto vero. Cioè, queste storie c'è tutto il pathos di queste persone che hanno vissuto delle situazioni difficili. Quindi è stato duro per me, però è stato anche molto di crescita. Quindi è stato davvero qualcosa di molto bello. Ringrazio il dottor Marco Iera che mi ha dato la possibilità di farlo e anche queste splendide donne che spero di incontrare personalmente prima o poi. E poi, visto che adesso sono abbastanza disoccupata, perché ho finito questo libro che uscirà il 24 novembre, avevo già una storia che avevo scritto, di cui avevo scritto una traccia e ho iniziato a scrivere anche questo, un altro libro. E vediamo cosa riuscirò a fare in questi giorni. Spero che non siano troppi, che dobbiamo stare ancora rinchiusi. Giustamente bisogna osservare tutte le precauzioni possibili e immaginabili perché non si ripeta più la situazione che si è creata 2 mesi fa. Però ecco, se tutto va bene, che tutto insomma si risolve, eccetera, in qualche modo almeno poter convivere con questo virus, speriamo insomma che non duri troppo. Io continuo a scrivere, continuo a pensare a quello che sarà la vita dopo. E immagino che questa pausa dolorosa, è stata terribile, però sicuramente ha dato dei motivi di riflessione per tante persone, inclusa me, di rivedere un po', no? Il correre frenetico, il dare importanza magari a qualcosa che non era poi così importante e mettere invece i puntini sulle i su quelle poche cose veramente essenziali che servono a noi esseri umani. Io spero, Marina, che si riuscirà veramente a mettere in atto questo cambiamento, perché in molti lo dicono, abbiamo imparato delle cose, il coronavirus insegnerà delle cose, ma Certo. veramente riusciremo a mettere in atto tutto? Si vedrà, si Si vedrà. vedrà. Senti, volevo chiederti l'ultima cosa, un sogno, che cosa ancora ti fa sognare in questo periodo di chiusura? Una cosa che appunto chiediamo un po' a tutti. Allora, dal punto di vista personale, avere tanti nipotini. Perché ne ho uno per cui sono impazzita totalmente. E quindi mi piacerebbe che le mie ragazze continuassero a Quindi darmi speri che il questa coronavirus gioia. e la quarantena abbia portato questo, porterà nipotini, questo è il tuo sogno, vuoi dire? Chi lo sa, non lo so. No, 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 per il momento sembra di no. Vedremo nel Un futuro sicuramente. messaggio. Nel futuro sicuramente. E per ciò che riguarda il punto di vista professionale, mi piacerebbe tanto, c'è un progetto di un'opzione cinematografica per la memoria dei corpi, che è il mio Bello. libro l'anno scorso, con una casa di produzione statunitense, e dovevano iniziare le riprese a fine maggio, ma ahimè purtroppo è arrivato il coronavirus, ma vabbè, questo non è niente di così pazzesco, più che altro le persone che sappiamo bene che hanno avuto perdita dei loro cari, persone che hanno perso la vita, quindi per carità. È un progetto credo che sia stato soltanto rimandato, quindi sarebbe Esatto. bellissimo vedere una mia creatura scritta nel grande schermo. E ho avuto anche un'altra richiesta in questi giorni per un altro romanzo che è appunto come giusto che sia da un'altra produttrice e speriamo bene, dai, vediamo un po' se. Ce lo auguriamo e ce l'auguriamo che dopo questo periodo magari appunto ci sarà un film tratto da una delle tue storie. Why not? Why Lo not? spero. Marina, Più che altro che sarà un esatto. periodo più sereno e più felice per tutti, perché siamo tutti Soprattutto. provati da questa situazione terribile. Mi auguro davvero che il mondo, soprattutto chi ci governa, capisca che bisogna rallentare, che bisogna salvare il pianeta, bisogna veramente cercare di avere cura, come noi abbiamo pensato e abbiamo riflettuto, tutti devono riflettere, tutti. E non bisogna correre più alla ricerca solo del profitto, alla ricerca solo di quello che sembra un qualcosa che si raggiunge, ma
che non si guarda poi nel lungo periodo. Il pianeta è ammalato, il pianeta è sempre più caldo, dobbiamo ricordarci dell'inquinamento, di tutto quello che sta distruggendo la nostra terra e il luogo dove viviamo, non possiamo distruggerlo. Per i nostri figli, per i nostri nipoti e le persone che verranno dopo, dobbiamo avere cura. E poi dobbiamo prendere coscienza anche della nostra fragilità, non siamo onnipotenti e questo virus ce l'ha dimostrato. Ce l'ha dimostrato. Ecco perché i valori sono quelli che alla fine ti aiutano a sopravvivere e a continuare. Certo, i valori. Marina, come sempre. Esatto, come sempre. Questo è proprio il tuo motto. Senti Marina, secondo me ci siamo detti tante belle cose e sento che, anzi leggendo questi commenti, che tutti hanno apprezzato, come dicevo. Io non riesco a leggere, scusate che non vi ho salutato, ma siccome sono miopista. Beh, hai avuto problema anche presbite in più, no, adesso. Quindi sono proprio ciecata, adesso me li guardo tutti. No, te li leggevo io, risponde sempre, tutti che ti salutano, le tue figlie sono connesse, comunque quello che avevo anticipato, che sei rassicurante, che tutte le tue parole sono state tutte apprezzate. Bene, dai, sono contenta. Quindi è andata tutto benissimo, Marina. Tutta ottimo. Energia positiva, e questo dai, è quello bene. Che potevamo dare oggi pomeriggio con questo. Anche merito tuo che hai condotto l'intervista in maniera splendida, Ale. Come ma, Marina, stavamo chiacchierando, era una chiacchierata tra amiche ed erano anche delle cose che volevo sapere da te, perché come ti dicevo, sei un esempio. Tu dici, non voglio ergermi ad esempio, ma... non mi ergo ad esempio, assolutamente. Sono una donna come tante altre. Non esatto, mi... perché sono una donna come tante altre, ho fatto tante cose, tutti noi abbiamo fatto tante cose, e tu ascolti gli altri, e ci sono anche altri che vogliono ascoltare te. Questo è una condivisione di esperienze. Guarda, da quando ero una bambina che non se la filava nessuno, sono contenta, dai. Ecco, la rivincita, c'è sempre il momento del riscatto, dobbiamo credere. Questo sì, io credo che è un qualcosa a cui bisogna sempre credere, c'è sempre il momento del riscatto, anche nei momenti in cui veramente credi che siano tutti contro di te, che alla fine non combinerai mai nulla di buono, che alla fine la vita non è degna di essere vissuta, no, non è così. Non è così, bisogna credere in se stessi, bisogna credere nella forza che abbiamo dentro e in quello che istintivamente sentiamo di dover comunicare. Quindi ecco, questo se posso dire l'ultima frase, lo direi a tutti quanti, ricordate. E questo, grazie. È una cosa che dovrò ricordare sempre anch'io, ancora tante volte non ci credo. Tutti ce la dobbiamo ricordare. Parlo bene ma razzolo male molte volte. E per ritornare sulla giusta via, sulla retta via, cosa fai quando perdi la certezza? L'ultima cosa e poi ti saluto. Quando perdi la certezza e quando ti senti giù, per ritornare ad allinearti con l'energia giusta, cosa fai? Io passo dei momenti in cui ancora torno a bussare quella bambina insicura, quella bambina invisibile. Quella bambina di serie B, no? Che mi sentivo quando ero piccola. Allora in quei momenti magari mi lascio andare, perché secondo me è anche giusto in certi momenti lasciarsi andare, toccare il fondo, no? Cioè voler sempre essere su, sempre dare il massimo, no? È sbagliato, bisogna anche accettare di non essere sempre al top, di avere dei momenti in cui si sta veramente male. E viverli fino in fondo e poi magari riguardare quello che è stato fatto, quello che in cui hai creduto, quello che hai costruito. Io ad esempio una cosa che quando sono giù spesso faccio, io ho questa passione della fotografia, no? E sin da quando mi sono sposata e poi ho costituito la mia famiglia, ho sempre tenuto questi album giganteschi con gli ingrandimenti delle foto più belle, con tanti piccoli ricordi. E allora magari me li guardo e dico, però guarda qui, guarda questo, guarda quello, guarda che cosa è stato, no? In quel momento, guarda come era bella la mia bimba, guarda che cosa ha raggiunto, guarda che cosa ho raggiunto, magari riguardo anche tempi più recenti le foto delle mie presentazioni e vedo che magari la gente che mi stava vicino, le persone che erano venute a sentirmi, che dimostravano il loro affetto. E allora mi dico, no dai, alla fine ho costruito veramente qualcosa di bello. Quindi da quel momento poi comincio a tirarmi su. Riparti.
Ripartiamo. Grazie. Ripartiremo tutti. E ci Dai, ricorderemo ripartiamo, anche. ripartiamo tutti dopo questo maledetto periodo che ci ha distrutto fisicamente, nello spirito, economicamente sicuramente dovremo affrontare un periodo terribile, però noi italiani siamo sempre stati un grandissimo popolo, io credo tanto in questo. Noi ci sentivamo patriottici soltanto quando c'era l'inno, alle partite di calcio. Ebbene, non è così perché noi siamo comunque legati da un amore, una vicinanza e sappiamo di essere un popolo geniale, magari anche un po' genio e sregolatezza. Forse è un po' anche il nostro bello, perché siamo umani, siamo veri, della nostra forza più grande ed è quello che tutti gli altri popoli ci invidiano. Fantastica. Ti ringrazio Marina per i Grazie consigli Ale, che mi grazie state dando, dell'intervento, quanti buoni grazie voi ragazzi che consigli. ci avete ascoltato. Grazie a tutti, vi salutiamo e non perdete i prossimi appuntamenti perché ognuno consiglio. Assolutamente, sono bellissime queste dirette, grazie. Grazie. Ciao.